Nel prossimo appuntamento con My Home, My Destiny, il 27 e 28 novembre, assistiamo finalmente alla liberazione di Mehdi dal carcere. Questo episodio è ricco di svolte inaspettate e drammatici colpi di scena. Dopo una serata piacevole trascorsa insieme, il mattino fa ritorno a casa di Zeynep e Baris. Qui Zeynep è sorpresa nel cuore della notte dalle due madri, che si scusano per averla criticata duramente per aver difeso Mehdi. Tuttavia, la stessa atmosfera non si respira a casa di Baris durante la colazione, dove Özlem scopre che i ragazzi hanno trascorso la serata con Sultan, Emine e Zeynep. Indignata, si lamenta con lo zio del loro comportamento troppo amichevole e aperto con chi lavora per loro. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche. Grazie. In una svolta inaspettata, Aliriza si oppone alle critiche della nipote, rimproverandola per il suo atteggiamento severo e classista. Invita Özlem a rivedere il suo comportamento, soprattutto nei confronti di Sultan ed Emine, che non sono solo dipendenti, ma anche amici di famiglia. Özlem accetta a malincuore la ramanzina, ma non sembra disposta a cambiare il suo punto di vista. Nel frattempo, ci sono importanti sviluppi nel caso di Mehdi. Buse, l'amante di Erkan, contatta Zeynep. Nonostante non abbia ancora cambiato idea, Buse lascia intendere che potrebbe convincere Erkan a scagionare Mehdi se la ricompensa fosse adeguata. Le due fissano un incontro per il pomeriggio. A casa, Cemile, già pronta insieme a Nu per andare al colloquio con Mehdi, tenta di rimproverare Zeynep. Le ricorda che è nel suo diritto divertirsi e svagarsi dopo l'orario di lavoro, nonostante gli altri soffrano per Mehdi ancora in pericolo in carcere. Zeynep però non accetta di essere rimproverata. Risponde a Cemile in modo deciso, affermando che continuerà a svolgere il suo lavoro indipendentemente da ciò che Cemile pensa del suo coinvolgimento nel caso di Mehdi. Sultan assiste alla discussione e decide di intervenire, non riconoscendo più in Cemile l'amica di un tempo. La convince quindi ad ascoltarla. È comprensibile il dolore di Cemile per la situazione di Mehdi, ma non può riversare la colpa su altri. Zeynep li ha accolti in casa, difende Mehdi senza alcun compenso e nonostante tutto ciò che lui le ha fatto. Sultan le fa notare che non è giusto che Cemile la critichi o la rimproveri solo perché non manifesta costante disperazione per Mehdi. Sultan evidenzia anche che Zeynep non è l'unica a essere influenzata da questo atteggiamento. Anche Nu, il marito, ne risente. Nonostante i suoi sforzi e le rinunce alla felicità che avrebbe potuto avere con Cemile, lei sembra non riconoscere i suoi sforzi. Sultan, che ama profondamente Cemile, le consiglia di aprirsi anche a quel poco di felicità che la vita le offre. Un marito devoto, una nipote sana e un tetto sulla testa. Cemile, ancora turbata per la situazione del fratello e temendo di perderlo dopo la tragica morte di Mujgan, capisce il messaggio di Sultan e decide di cambiare atteggiamento. Infatti, poco dopo, durante il colloquio con Mehdi, torna da Zeynep per scusarsi per le parole pronunciate in precedenza. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Intanto, in cella, Mehdi è convinto di non poter essere scagionato. L'anziano Gyalai propone ancora di gestire alcuni dei suoi affari all'esterno, assicurandogli la legalità delle sue imprese. Mehdi, tuttavia, non si sente ancora pronto per dare una risposta definitiva. Sultan ed Emine hanno un annuncio importante da fare a Zeynep e alle sue madri. Hanno deciso di rifiutare lo stipendio di Aliriza. Credono che non sia giusto accettare denaro dalla famiglia di Baris, poiché si sentono parte di una grande famiglia unita. Informano Zeynep, Nermin e Sakine della loro decisione, sottolineando l'importanza che loro sappiano di non poter contare sul loro stipendio. Tutte concordano che Sultan ed Emine debbano seguire il loro istinto e sentirsi a proprio agio. Cemile, Nu e Benal raggiungono finalmente Mehdi per il colloquio. Mehdi è a conoscenza della situazione difficile della sua famiglia, ma sceglie di fingere di non sapere della perdita del negozio e della casa. Cerca di tranquillizzare in particolare la sorella, perché per lui è essenziale che stiano bene. Questa preoccupazione lo sostiene nel difficile periodo in carcere. Nel frattempo, Baris e Zeynep discutono su un'altra questione. Baris ha scoperto che Savaş ha aiutato Zeynep nel caso di Mehdi e vorrebbe che il fratello iniziasse a praticare la professione di avvocato.
Baris è disposto a affidare a Savash alcuni casi giudiziari, ai quali potrà lavorare anche insieme a Zeynep. Approfitta inoltre dell'occasione per chiarire con Zeynep che non è arrabbiato per aver difeso il suo ex marito, ma teme che i nemici di Mehdi possano diventare anche i suoi e farle del male. Infine, Sultan ed Emine, una volta a casa di Baris, convocano Ali Riza, Savash ed Özlem per comunicare la loro decisione di rifiutare lo stipendio e offrire il loro aiuto gratuitamente quando necessario. Sultan precisa che la decisione non è motivata da incomprensioni con Özlem, ma dal loro genuino desiderio di non percepire uno stipendio da persone a cui si sentono così legati. Ali Riza è colpito dalla tristezza nell'apprendere che Sultan ed Emine non saranno più presenti quotidianamente nella sua casa. Si convince che la colpa sia di Özlem, credendo che sia stata la causa della loro decisione. Nel frattempo, arriva il momento cruciale per Zeynep, il confronto con Buse. Quest'ultima rivela a Zeynep di essere disposta a convincere Erkan a scagionare Mehdi, ma solo a una condizione. Vuole una somma di denaro come ricompensa. Buse chiede 500.000 lire, circa 6.000 euro, lasciando Zeynep attonita su come trovare quella cifra prima del processo del giorno seguente. Nello stesso giorno, Zeynep ha un altro colloquio importante con Mehdi. Lui le rivela di aver scoperto la situazione finanziaria della sua famiglia e la interroga su dove abbia ottenuto i soldi già consegnatigli. Mehdi esprime il timore che i soldi vengano da Baris e afferma di preferire rimanere in carcere piuttosto che accettarli. Zeynep, irritata, gli spiega che quei soldi provengono dalla vendita del furgone di Nu e lo informa del denaro richiesto da Buse per convincere Erkan a scagionarlo. Mehdi perde ogni speranza, convinto che il suo caso sia ormai perduto. Tornato in cella, Mehdi condivide tutto con l'anziano che, dispiaciuto, tenta invano di dargli speranza. Nel frattempo, Zeynep informa Emine delle pretese di Buse. In una svolta positiva, Baris ha buone notizie per Nermin. Il suo caso è stato risolto e presto rientrerà in possesso dei soldi e delle proprietà sottratte dal marito. Tutti sono euforici per questa notizia. Tuttavia Nermin, euforica, comincia a pianificare un futuro esagerato, desiderando comprare una grande casa dove vivere con Zeynep. Questo preoccupa Sakine, che teme che Zeynep possa nuovamente lasciarla. Poco dopo, Emine cerca di consolare Sakine, promettendole che lei e Sultan rimarranno sempre al suo fianco. Sakine si sente sollevata, ma la paura di perdere Zeynep la tormenta ancora. Ora, oltre a Nermin che vuole portarla via, c'è anche Baris, innamorato di lei, che potrebbe convincerla ad andarsene. Nel frattempo, Zeynep decide di informare Cemil e gli altri sulle pretese di Buse. Benal, Cemil e Nu rimangono sconvolti e cadono nella disperazione, conscio che non c'è modo di ottenere quella somma entro il giorno successivo e temendo che Mehdi resti in carcere, perseguitato da Wessie. A casa, Baris suggerisce a suo fratello Savash di iniziare a praticare come avvocato in tribunale e in ufficio. Savash è d'accordo e informa Baris che il giorno seguente assisterà Zeynep nel caso di Mehdi. Sebbene Baris non sia entusiasta, accetta la decisione del fratello. Arriva il momento cruciale in tribunale per scoprire il destino di Mehdi. Presenti in aula sono Mehdi, il suo avvocato Zeynep, Cemile, Benal e Nu, tutti in ansia. Entrano anche Savash, seguito da Buse e infine da Erkan, chiamato a testimoniare. La tensione è palpabile, ma tutti rimangono sconvolti quando Erkan ammette di essere il vero assassino di Bekir, incolpando Mehdi per scagionarsi. La testimonianza lascia tutti senza parole. Zeynep, Cemile e gli altri sono consapevoli di non aver pagato Buse, quindi rimane un mistero come sia stato possibile convincere Erkan a scagionare Mehdi. Ma per il momento, ciò che conta è che il giudice scagiona Mehdi, che finalmente è un uomo libero. Uscendo dall'aula, sono accolti da Baris. C'è una tensione iniziale tra i presenti, preoccupati per la reazione di Mehdi nel vedere Baris. Tuttavia, tutto si risolve nel silenzio di Mehdi che prosegue per la sua strada, scortato dagli agenti in carcere per raccogliere i suoi effetti personali, e di Baris che si dirige verso il fratello di Zeynep. Mehdi, tornato in cella per raccogliere le sue cose, condivide la sua storia con l'anziano. Scopre che è stato l'anziano stesso a pagare Buse per convincerla a rivelare la verità.
Ora Mehdi si sente in debito con l'anziano e accetta la proposta di gestire le sue attività all'esterno. L'anziano GLI assicura che non dovrà più preoccuparsi del sostentamento economico della sua famiglia, avendo già predisposto tutto per lui. Una volta uscito di prigione, Mehdi sarà accolto dagli uomini dell'anziano, in particolare da un fidato di nome Meto, che lo condurrà alla sua nuova casa dove potrà ospitare tutta la sua famiglia. Sarà costantemente scortato per proteggerlo da eventuali attacchi esterni, in particolare da Wessi. Mehdi avrà il compito di gestire le attività dell'anziano e di agire come suoi occhi e orecchie al di fuori del carcere. Nel frattempo, Baris, per celebrare il successo di Zeynep, la invita a cena. Tuttavia, lei deve rifiutare l'invito perché quella sera Mehdi passerà a casa per prendere la piccola Mushgan e lei vuole assicurarsi che non ci siano problemi tra lui e le sue madri. Zeynep è preoccupata soprattutto perché ha già informato Sakine e Nermin dell'assoluzione di Mehdi e le due donne temono che possa in qualche modo fare del male a Zeynep. Anche Baris condivide questa preoccupazione, ma confida che Zeynep sappia riconoscere eventuali segnali di pericolo. Cemile, Benal e Nu, in attesa dell'uscita di Mehdi dal carcere, sono raggiunti da Kibrit, curioso di non perdere questo momento. Mentre attendono, notano l'arrivo di numerose macchine dalle quali escono uomini elegantemente vestiti, un chiaro segno che l'uscita di Mehdi dal carcere non passerà inosservata. Nu avverte subito che qualcosa non va. L'aspetto degli uomini appena arrivati lo mette in allarme, pensando che possano appartenere a qualche forma di criminalità organizzata. Nel momento in cui Mehdi esce, prima ancora di poter salutare la sua famiglia, viene avvicinato da Meto, che Glai comunica brevemente i piani per la giornata. Si recheranno nella loro nuova casa con il suo aiuto. Dopo questa rapida discussione, Mehdi ha finalmente la possibilità di salutare la sua famiglia. La scena è ricca di emozioni e abbracci, e tutti sono euforici nel riabbracciare Mehdi. Nell'emozione del momento, però, Nu non può fare a meno di interrogare il suo amico sugli uomini misteriosi. Mehdi gli promette di spiegargli tutto a tempo debito. La famiglia sale quindi sulle auto degli uomini, ma non si dirigono subito verso la nuova casa. Piuttosto, si recano al mare per godersi del tempo all'aria aperta. Queste anticipazioni si chiudono con una sensazione di preoccupazione. Mehdi sembra essersi cacciato in un grosso guaio lavorando per l'anziano. Resta da vedere cosa accadrà nelle prossime puntate. Intanto, Zeynep ha completato il suo compito e ora può, teoricamente, vivere liberamente. Come sempre, un caloroso abbraccio a tutti voi e vi do appuntamento al prossimo video.